Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Nel video di oggi andiamo a parlare di caduta di capelli e gli oli essenziali per poter rimediare un pochino a questo problema. Sta arrivando per me quel periodo dell'anno in cui i miei capelli hanno il ricambio naturale, mi capita una volta all'anno più o meno e va da fine agosto fino ai primi di novembre, è appunto in quel periodo dell'anno in cui mi ritrovo a perdere davvero molti molti capelli e siccome mi sono resa conto che non sono l'unica, ho pensato di realizzare questo video, insomma, per darvi alcune dritte, alcuni consigli che possono tornarvi utili appunto in questo periodo. Ho già realizzato un video e ve lo lascio qua nel pallino informazioni in cui parlo. In cui vi do alcuni consigli per far crescere più velocemente i capelli e oggi, insomma, continueremo con l'argomento, però con un discorso leggermente diverso. La caduta dei capelli può essere causata da diversi fattori, come per esempio lo stress, l'inquinamento, uno stile di vita poco salutare, l'eccessivo, utilizzo di trattamenti termici, la mancanza della cura dei capelli, ma anche la genetica fa la sua buona parte. Ci sono diversi rimedi naturali per contrastare questo problema, ma quello di cui andiamo a parlare oggi sarà quello specifico riguardante gli oli essenziali. Tutti gli oli essenziali di cui parleremo oggi in questo video possono essere utilizzati sia aggiungendo qualche goccia allo shampoo, oppure nelle maschere, negli impacchi per capelli, oppure in un olio vettore come per esempio l'olio di cocco. In linea di massima le dosi sono di circa 3-5 gocce di olio essenziale in ogni cucchiaio di olio vettore. Per olio vettore intendo un qualsiasi olio vegetale che vi piace di più, che amate di più, che serva per diluire l'olio essenziale, perché come già sapete l'olio essenziale non può essere utilizzato puro perché potrebbe insomma creare alcuni fastidi. Il primo olio che vi consiglio è l'olio di menta piperita, è uno dei migliori rimedi naturali per favorire la ricrescita dei capelli. L'olio essenziale di menta piperita migliora la circolazione sanguigna, pulisce in profondità i follicoli ostruiti, rafforza i capelli e ne favorisce la ricrescita. Come rimedio vi consiglio appunto quello di prima, e cioè aggiungere 5 gocce di olio essenziale di menta piperita ad un cucchiaio di olio di cocco. Riscaldatelo leggermente e poi applicatelo sul cuoio capelluto e sulle radici dei capelli, massaggiandolo delicatamente per circa 5 minuti. Anche questo andrà a stimolare la crescita del capello. Lasciatelo agire per circa 3 ore e poi lavatelo via. Un altro ottimo olio essenziale è quello del tea tree, che ha proprietà antinfiammatorie, antibatteriche e antifungine. Grazie a queste sue qualità, l'olio del tea tree, appunto, è uno dei migliori per mantenere il cuoio capelluto libero dalle impurità e dalle cellule morte che potrebbero ostruire i follicoli, ma anche dalla forfora. In più potrebbe anche aiutare per la prevenzione dei pidocchi e per chi ha bambini potrebbe tornare utile. Un altro olio molto buono per questo problema qui è l'olio essenziale di rosmarino, che ha proprietà antiossidanti e antinfiammatori, per cui è utile per mantenere il cuoio capelluto sano. Anche quest'olio migliora la circolazione sanguigna, contrastando in questo modo la perdita del capello e stimolandone la ricrescita. Altro olio che vi consiglio è l'olio essenziale di salvia. La salvia è utile per migliorare la salute di tutti i tipi di capelli, ma l'olio essenziale di salvia è particolarmente efficace per combattere la forfora, migliorare la circolazione e regolare la produzione di sebo. Favorire la circolazione sanguigna è indispensabile per contrastare la caduta dei capelli causata da un apporto insufficiente di nutrienti. Inoltre, riequilibrare i livelli di sebo aiutano la crescita sana dei follicoli. Come ultimo olio essenziale che vi consiglio oggi in questo video è l'olio essenziale di lavanda, che è anche questo utile per migliorare la circolazione sanguigna del cuoio capelluto, ma è anche un ottimo antibatterico che mantiene il cuoio capelluto libero da infezioni,
arrossamenti, migliorando così la salute generale di tutta la testa e favorisce la ricrescita dei capelli. Come vi dicevo all'inizio del video, questi oli potete utilizzarli all'interno dei vostri prodotti per i capelli, aggiungetene qualche goccia e ogni cucchiaio di prodotto appunto si vanno ad aggiungere dalle 3 alle 5 gocce. Potete utilizzare un solo olio essenziale o un mix di quelli che vi ho suggerito. E niente, con questo è tutto. Fatemi sapere qual è il vostro periodo dell'anno in cui perdete di più i capelli. Se avete domande, consigli o esperienze, lasciatelo scritto giù nei commenti. Fatemi anche sapere cosa ne pensate del video. Lasciatemi un mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ricordatevi di cliccare la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. E niente, con questo è tutto. Vi aspetto tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!